Final Fantasy XIII è stato un gioco molto diverso dai suoi predecessori. Il suo procedere su binari assolutamente guidati non offriva al giocatore la possibilità di esplorare una mappa che di fatto era rappresentata quasi interamente da corridoi. Percorrerli sconfiggendo nemici per poi arrivare al boss di fine capitolo lo aveva avvicinato concettualmente ad un action adventure. Inoltre, i combattimenti che potevano essere svolti tramite comandi automatici scelti dalla CPU resero ancora meno digeribile un capitolo che doveva essere, per volontà di Square Enix, un modo per aumentare ulteriormente l'utenza di questa storica saga. Dopo aver ricevuto diverse critiche, la casa nipponica fece tesoro dei consigli dei fan e propose un seguito che effettivamente calibrava meglio gli ingredienti che ci si aspetterebbe da un Final Fantasy. Oggi la saga di Final Fantasy XIII giunge al termine, con un terzo episodio molto diverso non solo dai due precedenti capitoli, ma anche rispetto a qualsiasi Final Fantasy mai uscito. Notare che le parole Final Fantasy XIII facciano da sottotitolo a Lightning Returns dovrebbe dirla lunga sul fatto che la protagonista assoluta del capitolo finale torni ad essere proprio Lightning. Inoltre, serve anche a sottolineare come le meccaniche tipiche della serie siano state piegate ad uno stile di gioco diverso dal solito Final Fantasy. Come vedremo, però, questi cambiamenti rischiano ad apportare modifiche significative nell'economia del gioco, oltre a rimettere al centro dell'attenzione proprio quell'esplorazione e quella libertà che a molti mancò nell'originale. Il mondo è ormai al collasso, con il caos che sta inghiottendo tutto e tutti, obbligando l'umanità a vivere in territori sempre più limitati. Lightning viene quindi richiamata in servizio dal dio Bunnyvelz per salvare più anime possibili prima della distruzione del mondo. Il vostro compito sarà dunque quello di portare a termine diverse missioni, tra primarie e complementari, per salvare le anime dei personaggi che chiederanno il vostro aiuto e prorogare l'apocalisse fino al 13° giorno, data in cui tutti quelli che avrete salvato saranno portati in un nuovo mondo libero dal caos e dalla sua minaccia. Sempre in contatto con la vecchia conoscenza Hope, partirete alle ore 6 di ogni mattina dall'Arca, una sorta di base operativa in cui il tempo si ferma e che vi tornerà utile per raccogliere oggetti ogni giorno diversi e per combattere contro i mostri già affrontati. Questa è a grandi linee la storia che tratteggia l'evolversi degli eventi di questo capitolo finale, un titolo che già dai suoi presupposti si rivela molto diverso dal solito. Stavolta non dovremo né potremo salvare il mondo come sempre successo, ma avremo il compito di portare in salvo le anime che lo popolano. Inoltre, il fatto di avere i giorni contati prima che giunga l'inevitabile fine introduce qualcosa da sempre estraneo nei giochi di ruolo, ossia l'elemento temporale. Arrivare ad esaurire il tempo prima dell'apocalisse garantisce un game over totale, riportandoci alla schermata del titolo e obbligandoci a ricominciare da capo l'intera avventura. In questo caso tutti i potenziamenti e gli oggetti ottenuti rimarranno nelle nostre tasche, ma tutti i progressi fatti nelle missioni saranno azzerati. Proprio nelle missioni si sviluppa il modo di procedere di Lightning Returns Final Fantasy XIII. Il mondo di gioco è suddiviso in diverse aree in cui potrete ottenere missioni specifiche dai personaggi non giocanti che le popolano, ma in cui saranno presenti diverse missioni principali che ci porteranno ad incontrare alcuni personaggi che hanno accompagnato il viaggio di Lightning in passato. Qui entra in ballo una libertà piuttosto marcata, visto che potrete decidere in maniera molto personale quali zone visitare e quali missioni vorrete affrontare, ricordandovi comunque che dovrete completare tutte quelle principali prima che giunga il 13° giorno. Il punto è che alcune si sbloccano in particolari giorni o comunque in particolari orari e potranno essere portate avanti solo in specifici momenti, obbligando il giocatore a dedicarsi ad altro in attesa di poter proseguire. Le missioni da compiere, oltre a farvi salvare anime e prolungare il tempo a disposizione, hanno anche uno scopo molto pratico, ossia quello di potenziare Lightning e di offrirle denaro e oggetti. Se questi ultimi si spiegano da soli, il potenziamento avviene automaticamente ed in modo molto più semplice rispetto al passato. Abbandonato definitivamente il Crystallium, in cui spendere punti esperienza, qui l'intero concetto di XP è stato eliminato. La nostra eroina potrà migliorare punti vita, attacco fisico e attacco magico solo ed esclusivamente adempiendo le missioni che porterà a termine. In questo modo vedrà crescere i propri parametri e diventerà sempre più efficiente sul campo di battaglia.
Tutte le abilità e le magie presenti nei precedenti capitoli potranno essere acquisite trovandole nelle casse del tesoro sparse per la mappa, eliminando nemici e ottenendole come bottino di guerra alla fine di una battaglia. Oppure potranno essere legate agli assetti con cui potremo equipaggiare la bella Lightning. Con gli assetti subentra un'altra novità capace di variare il combat system senza però stravolgerlo. Lightning sarà di fatto l'unico personaggio che potrete muovere nel gioco, eliminando il concetto di parti a cui la serie ci ha abituato. Il fatto che la ragazza sia sola nella sua missione non le impedisce però di vestire, è proprio il caso di dirlo, i panni di ben tre differenti ruoli. Senza più gli Optimum a classificare i personaggi, stavolta potremo equipaggiare fino a tre differenti assetti, cambiandoli a piacere durante il combattimento. Questi, oltre ad avere una barra ATB dedicata per ognuno, potranno avere fino a 4 abilità per ogni vestito. Tra queste si segnalano anche abilità di difesa che permettono per la prima volta di annullare completamente i danni subiti, a patto di attivare l'abilità bloccaggio un istante prima di ricevere il colpo. Diversamente, si potrà comunque ridimensionare l'attacco in arrivo tenendo premuto il pulsante dedicato. La personalizzazione degli assetti non si ferma alle abilità, poiché potrete assegnare a ciascuno equipaggiamenti differenti tra spade e scudi, oltre ad accessori che modificano ulteriormente i parametri. Capire qual è l'arma più indicata per un particolare assetto rende il gioco un continuo sperimentare per equipaggiarsi al meglio. Queste modifiche possono essere effettuate in qualsiasi istante del gioco, ad esclusione dei combattimenti, rendendo la gestione del proprio personaggio molto flessibile e divertente. Le fasi di combattimento hanno annullato il recupero automatico dei punti vita alla fine dello scontro, a meno che non giochiate in modalità facile. E questo è un ulteriore fattore da tenere in considerazione durante le battaglie. Lo scontro con i nemici, come detto, non offrirà più punti esperienza, ma la loro eliminazione è comunque consigliata, poiché potrete ottenere denaro con cui acquistare equipaggiamenti, stavolta i negozi vi serviranno davvero, e per ottenere abilità che potrete poi fondere e potenziare tra loro presso il negozio di un esperto in magia. L'essere sempre indaffarati e avere sempre qualcosa da fare vi obbligherà a pensare a come occupare il tempo, visto che ogni minuto passato non vi verrà mai restituito. Esistono delle tecniche che lo fermano momentaneamente, ma pescano dai punti energia utili per parecchie altre cose, tra cui il teletrasporto che vi porterà istantaneamente in un luogo già visitato senza l'obbligo di utilizzare un mezzo di trasporto che vi farà spendere minuti preziosi. Anche cadere in battaglia vi punirà, rubandovi un'ora di tempo. Ma per fortuna avrete la possibilità di salvare la partita in qualsiasi momento, magari prima di affrontare un nemico particolarmente complesso o comunque prima di iniziare una missione che potrebbe portarvi via molto più tempo del previsto. Come ormai è abitudine di Square Enix, il gioco propone filmati in computer grafica di qualità eccelsa, ricchi di dettagli e di combattimenti spettacolari. Quando però il gioco passa alla visuale grafica tradizionale, qualche magagna deputabile alla generazione di console che sta terminando ricompare puntuale come un orologio. Se Lightning è caratterizzata e modellata in maniera impeccabile, lo stesso non si può certo dire dei comprimari che vedrete passeggiare per le location o che vi chiederanno aiuto durante il vostro viaggio. In questi casi la modellazione del volto lascia parecchio a desiderare e il ruolo di comparse è davvero evidente. Discorso diverso per i mostri che dovrete affrontare, i quali sono in larga parte ripresi dai capitoli precedenti, non solo dell'universo di Final Fantasy XIII, ma che sono rappresentati con stile oltre ad essere ben animati. Con una fase esplorativa che finalmente torna alla ribalta, occorre spendere qualche parola anche per le ambientazioni che andrete a visitare. La loro diversificazione è notevole, anche se si rifanno a regole abbastanza classiche del genere. Tutte le mappe sono strutturate ottimamente, offrendo segreti e zone nascoste che sapranno premiare gli avventurieri più audaci e intraprendenti. Le texture non saranno sempre all'altezza, ma se siete disposti a chiudere un occhio, avrete comunque dei bei luoghi in cui avventurarvi. Le musiche non raggiungono i picchi di eccellenza di alcuni capitoli precedenti, ma sanno comunque emozionare e rendere epico il viaggio della Salvatrice, adattandosi perfettamente al contesto. Il doppiaggio è interamente in inglese come da tradizione, ma è possibile scaricare gratuitamente il doppiaggio originale giapponese dal negozio di gioco. Qui potrete trovare extra da acquistare, ma potrete anche riscattare gratuitamente abiti e armi speciali nel caso abbiate dei salvataggi dei due precedenti episodi.
Terminiamo quest'articolo parlando del discorso tempo. Quando abbiamo saputo che il gioco ci avrebbe offerto tempo limitato per essere portato a termine, la nostra prima preoccupazione è stata che il gioco fosse più breve dei predecessori. Per nostra fortuna, le nostre paure si sono rivelate infondate, visto che il tempo scorre sì in maniera implacabile, ma si ferma quando siete nei menu, quando parlate con altri personaggi e soprattutto quando combattete. Usando i salvataggi in maniera intelligente, consigliamo di utilizzarne almeno due oltre a quello automatico, non ci stupiremo se il vostro orologio di gioco superasse le 50 ore una volta completato. Inoltre, ricominciare l'avventura una seconda volta tramite la nuova partita più vi permetterà di ricevere sull'arca regali differenti rispetto alla prima partita, oltre a poter potenziare ulteriormente Lightning e poter così combattere contro nemici opzionali eccessivamente forti e potenti durante la prima passata. Lightning Returns Final Fantasy XIII ha il dono di spiazzare il giocatore, distruggendo alcune convenzioni dei giochi di ruolo classici come il party composto da più personaggi e i punti esperienza da guadagnare tramite l'eliminazione dei mostri. In tutto questo riesce a proporre un'esperienza nuova ed inedita nel panorama attuale. Con il tempo che scorre verso una fine del mondo annunciata, l'intera avventura è marchiata da un'aura di ineluttabilità, che aggiunge spessore alle nostre scelte e al nostro modo di procedere, obbligandoci a prendere decisioni che esulano dal classico fai la cosa buona o fai quella cattiva. D'altra parte, il fattore tempo potrebbe non piacere a chi desidera un gioco maggiormente rilassato e meno incombente, ma la scelta coraggiosa fatta da Square Enix andrebbe premiata, fosse solo per aver fatto dei passi indietro su alcuni difetti dei precedenti episodi e aver proposto qualcosa che non cerchi di accontentare tutti, ma voglia offrire esplorazione, combattimenti e avventure in un mondo ormai giunto alla fine. Un gioco consigliato soprattutto a chi desidera sperimentare nuove idee e agli appassionati della saga che vogliono scoprire i segreti dell'universo di Final Fantasy XIII, potendo godersi in pieno ogni apparizione e ogni riferimento ai due titoli passati. In ultimo, ci sentiamo di consigliare la guida strategica pubblicata da Piggyback a tutti i giocatori che vogliono ottenere il massimo dal gioco. Tale volume, come potete leggere nella nostra recensione dedicata, è strutturato magnificamente. Nelle sue pagine non troverete solo istruzioni dettagliate sul come portare a termine le varie missioni, ma tenendo conto del fattore tempo, vi sarà fornita una tabella di marcia estremamente dettagliata per farvi muovere tra gli eventi del gioco senza farvi sprecare nemmeno un minuto. Una compagna di gioco che saprà farvi apprezzare ancora di più un capitolo finale insolito, avvincente e ricchissimo di cose da fare.